Salve a tutti, popolo di Sport. Oggi siamo di nuovo dal divano e nonostante ci abbiamo fatto qualche video con Gianluca in una nuova location, è uscita in questo periodo, non so se già l'abbiamo caricata o la dovremmo caricare, la rubrica quella dedicata alla cucina. Purtroppo sono ancora una volta da solo perché il mio collega causa impegni vari, perché è estate, non so quando usciranno questi video, però fatto sta che sono circa 40 gradi, siamo molto impegnati e quindi non sempre riusciamo a registrare insieme. Detto ciò, ragazzi, io spero che questa serie di video, comunque quelle della cucina, comunque quelli che stanno uscendo sul canale, vi stiano piacendo. Detto ciò, ragazzi, cominciamo con una nuova rubrica. Vi è stato chiesto fuori dal portale web, diciamo, che sia YouTube, che sia Instagram, su Instagram un paio di messaggi sono arrivati, su Facebook neanche più di tanto, però mi è stato chiesto di parlare degli integratori che utilizzo io. Faccio una piccola premessa: io non sono un nutrizionista, non sono un dietologo, non sono un dietista, io sono un kinesiologo che quando uscirà sto video non lo so, comunque ad ottobre, quindi prima o dopo questo video, si è laureato ad Urbino in scienze motorie. Io mi baso sulla mia esperienza personale e su qualche consiglio che posso darvi, ma rimane strettamente collegato a quello che io ho provato. Non possiamo fare diete noi, non possiamo fare terapie, cure, niente, ok? Detto ciò, ragazzi, partiamo subito con questa nuova rubrica. Il nome forse glielo darò in corso d'opera perché non so sinceramente come chiamarla. Se avete visto i video, e io vi invito ad andarli a vedere, della cucina, abbiamo utilizzato alcuni prodotti che attualmente sono dietro di voi, perché sono dietro la telecamera, l'ho già aggiustato così mi regolo più o meno con i video che devo fare, ma alcuni non li avete visti. Partiamo da quello più comune: le proteine che utilizzo io sono, eccole qua, spero che in camera si possa vedere bene, sono le whey della Yamamoto. Questo è un bidone, attualmente dentro ci sono quelle di alla vaniglia, e le avete visti, spero che si veda, aspettate che ve le prendo, e l'avete visti nella serie, nella rubrica praticamente della cucina. Io utilizzo questo tipo di proteine perché queste qua sono alla vaniglia, e rispetto a quelle al cioccolato, anche se quelle del cioccolato, ma spiego tutto nei vari video che ho fatto prima, utilizzo questa alla vaniglia perché, a parte che il sapore è più buono ed è dolciastro, ma soprattutto hanno un contenuto leggermente superiore a quelle al cioccolato. Noi non siamo affiliati con la Yamamoto, non siamo affiliati con la Yapstore. Io vi posso consigliare questo tipo di proteine perché è estremamente facile da digerire, quello che ho provato io, per me è stato facile veramente da digerire, e l'ho trovato molto molto sia buono come sapore, ma anche comodo nel sciogliersi nell'acqua. Il problema delle proteine principalmente è che molte volte si fanno nei grumi. Questo ovvia questo problema, non so, devo essere sincero, non so come mai. Ho provato altri tipi di proteine, non faccio qua i nomi, che mi davano un pochetto di problemi, sia a livello di digestione, proprio non riuscivo a digerire, sia durante lo shake, quindi proprio durante lo shakeraggio, mi rimanevano i grumi, e quando arrivavano in bocca, insomma, potete ben capire la sensazione. Queste hanno le stesse indicazioni che trovate sugli altri tipi di proteine. Vabbè, possono emulsioni, citine di soia e quant'altro, le classiche indicazioni, e qua vengono consigliate come dose giornaliera 30 grammi, ma 30 grammi di proteine ne contengono 23. Il fabbisogno proteico varia da persona a persona, lo sapete benissimo, può andare da 1.5 a 1.8, nelle donne può scendere a 1.3 a seconda per chilogrammo di peso corporeo, e
e poi l'altro fa grammo per chilogrammo di peso corporeo, però in alcuni casi si può arrivare anche a 2,2. Queste sono 23 grammi di proteine, ragazzi, vi raccomando, quando e se doveste utilizzare degli integratori perché non riuscite appunto a compensare il fabbisogno proteico giornaliero solo con l'alimentazione, mi raccomando, fatevi seguire da un esperto e soprattutto fate un calcolo serio di quante proteine vi servono, perché molte volte si arriva ad assumere un quantitativo abominevole di proteine giornaliere che vanno soltanto ad appesantire il fisico, un attimo che posso, vanno a appesantire il fisico e non servono a niente, non vengono metabolizzati. Ragazzi, questo è il primo video di questa piccola serie. Io spero che vi sia piaciuto, spero che sia quantomeno utile. E qualche consiglio detto così, se volete saperne di più ci possiamo sentire tranquillamente sui nostri social Instagram e Facebook, dove siamo estremamente attivi. Mi raccomando, ragazzi, iscriveteci, lasciate un like e attivate la campanellina che trovate in basso, dovrebbe essere a destra del vostro schermo dove sto indicando io, però non lo so perché gli aggiornamenti di YouTube ogni tanto cambiano e spostano la interfaccia. Ragazzi, questo è il primo, ci vediamo tra poco e buon allenamento da InSport, ciao!